Siamo presso la sede dell'UNUCI, sezione di Taranto, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, e ho al mio fianco il neo presidente Gianni Passafiume. Allora, intanto, a beneficio degli amici che ci seguono, diciamo cos'è l'UNUCI. Io già ho esposto, no? Quello che è il significato, però ecco, parliamo delle attività e poi parliamo ovviamente di questo ruolo, di questo compito gravoso che dà onori e oneri, quale appunto ricoprire la carica di presidente. Come ha detto lei, appunto, è l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, e sotto questo acronimo noi siamo a livello nazionale, raduniamo tutti gli ufficiali in congedo, che non sono più in servizio ovviamente, di tutte le forze armate, quindi esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza. Questi sono, la guardia di finanza è un corpo armato dello Stato ovviamente. Lo scopo dell'UNUCI è un'organizzazione non profit, non di lucro, di rilevanza nazionale, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. I suoi compiti sono quelli di rafforzare l'unione di tutti gli appartenenti a queste forze armate e quindi incrementare il loro legame. E quindi per arrivare a questo deve promuovere alcune attività, sono attività addestrative, attività formative, attività di informazione, di istruzione, di addestramento, va bene, e di collegamento anche con le autorità militari e anche civili dove occorre. Ecco, Presidente, lei si è insediato da poco, i suoi propositi, i suoi progetti. Allora, i miei propositi e i miei progetti sono quelli di continuare a rafforzare questi legami con le autorità, con gli enti, con le associazioni d'arma, con la società civile, ovviamente, quindi per promuovendo alcune attività che possono essere di carattere storico-culturale, come convegni. Uno degli ultimi convegni che abbiamo fatto, a cui io ho partecipato in qualità di consigliere prima di essere presidente, è stato per esempio il convegno sulla Grande Guerra. Ecco, questo è stato... C'eravamo. Lei c'era, era presente, e quindi sa benissimo. Allora, questo è il tono e il livello che vogliamo continuare a mantenere ed eventualmente rafforzarlo. Infatti abbiamo un paio di convegni in mente da fare durante quest'anno, intorno al mese di aprile-maggio e poi intorno al mese di ottobre. Stiamo già studiando su che cosa fare, comunque il tono sarà sempre quello, carattere storico-culturale, ecco, per intenderci. E poi ovviamente ci sono tante altre cose, non so, visite a bordo di unità navali, visite ad enti, visite a società di aspetto culturale e così via, insomma tutto, e per cercare sempre di riunire i soci e di ovviamente farli conoscere, rafforzare il legame che c'è tra di loro e anche con i loro familiari ovviamente. Insomma.